Ciao a tutti, nuovo video. Oggi vi facciamo vedere tre idee per preparare i pancake. Sono sicura che questo video vi piacerà molto perché so che come me amate tantissimo i pancake. Sono facilissime, quindi perfette per la mattina anche quando andate di fretta. La prima idea che vi facciamo vedere sono dei pancake con le fragole, veramente veramente golosissimi. Andiamo a mettere in una ciotola la nostra farina, aggiungiamo i semi di lino tritati, lo zucchero di canna, il lievito per dolci, l'olio e inizio a mescolare. Adesso un po' alla volta vado ad aggiungere il latte e mescolo bene fino ad ottenere un composto omogeneo e liscio. E infine andiamo ad aggiungere le fragole che io ho tagliato a pezzettini piccolini piccolini. Se volete potete sostituirle con altra frutta a pezzetti o anche semplicemente con dei mirtilli. Versiamo quindi, aiutandoci con un cucchiaio, un po' di impasto in una padella che abbiamo scaldato un pochino. Adesso aspettiamo che si formino le prime bollicine in superficie e possiamo girare i nostri pancake. Facciamo cuocere ancora un paio di minuti sull'altro lato e sono pronti. E guardate quanto sono belli, davvero davvero stupendi. Noi li abbiamo poi decorati con qualche fragolina. Proseguiamo con la seconda idea, questa volta cioccolato. Faremo dei pancake al cacao e appunto alle gocce di cioccolato squisiti. Ripartiamo dalla nostra base che io ho già impastato prima e andiamo ad aggiungere adesso il cacao in polvere e le gocce di cioccolato fondente. Amalgamiamo bene e vedrete che il composto piano piano diventerà più denso, questo perché il cacao asciuga molto, quindi vado a versare un pochino di latte e continuo a mescolare. Una volta che l'impasto sarà pronto, come prima, stesso procedimento, in una padella calda andiamo a versare un pochino di impasto formando i nostri pancake. Aspettiamo qualche minuto e poi li giriamo. Ed eccoli pronti, anche questi sono super golosi, noi li abbiamo serviti con una salsa al cioccolato semplicissima, preparata solo con del cacao, un po' di zucchero e del latte. Infine concludiamo con noci pecan e banana, un abbinamento davvero squisito e fantastico. Come prima partiamo dalla nostra base, però questa volta abbiamo messo meno zucchero. Io vi ricordo che tutti quanti gli ingredienti li trovate all'interno del video e sotto nella descrizione. Adesso ci andiamo ad aggiungere la banana, quindi ne prendo una bella matura, la sbucciamo e la andiamo a rompere con una forchetta fino a formare una sorta di purea. Proprio perché abbiamo messo la banana, ho scelto di mettere meno zucchero nel composto in modo da non avere poi dei pancake troppo dolci. Se volete farli ancora più light, volendo potete anche non mettere per niente lo zucchero, a quel punto magari scegliete però delle banane che siano veramente molto mature. Una volta ottenuta questa cremina, molto liscia, mi raccomando non dovranno esserci pezzetti ancora interi, la andiamo ad aggiungere al nostro composto. Aggiungiamo anche un po' di noci pecan, queste le abbiamo prese da Frutta Web, sotto nella descrizione trovate il link al sito con uno sconticino di 5 euro, niente male. Le andiamo a tritare e le aggiungiamo. Impastiamo bene e adesso possiamo cuocere i nostri pancake sempre sulla padella calda. Anche in questo caso qualche minuto per lato e i nostri pancake saranno pronti. Noi li serviamo con qualche fettina di banana, qualche pezzettino di noce pecan e un po' del nostro amatissimo sciroppo. Qua ci sta benissimo anche lo sciroppo d'acero. Queste erano le nostre tre idee per preparare i pancake. Se avete anche voi qualche suggerimento da darci appunto per prepararli o su come servirli, mi raccomando lasciateci un commento che siamo davvero molto curiose. Poi, come ho detto all'inizio, io amo i pancake, quindi fatemi sapere voi come li fate in casa. Io vi ricordo di attivare la campanellina che trovate qua sotto, così arriveranno sempre le notifiche dei nostri video, di tutti quelli che usciranno, quindi di tutti i nuovi video.
Inoltre vi ricordo che su Instagram abbiamo lanciato una sfida, una challenge, chiamiamola così. Si chiama 30 Healthy Breakfast, voi basterà che fotografiate la vostra colazione, qualunque essa sia, dolce o salata, e poi mettete la foto su Instagram e ci taggate, mi raccomando, inserendo appunto l'hashtag, quindi il cancelletto davanti, 30 Healthy Breakfast, così ci ritroviamo tutti quanti e io posso vedere le vostre foto. Ce ne sono tantissime, quindi approfitto per ringraziare tutti i ragazzi che stanno partecipando a questa sfida insieme a noi, quindi la mattina mi sveglio pensando già che cosa mettervi di colazione, perché so che siete in tantissimi a seguire questa sfida e avete fatto delle colazioni, delle foto pazzesche, sono bellissime, così approfitto anche per incoraggiare chi magari non è sempre ricco di idee alla colazione, che in realtà è un passo sempre molto difficile da non saltare e da fare in modo goloso, quindi guardatevi con questo hashtag le foto di tutti i ragazzi, perché troverete tantissime tantissime idee. Quindi vi ringrazio ancora una volta, come sempre trovate tutte le informazioni della sfida sotto nella descrizione, il tag e tutto quanto quello che vi serve per partecipare. Io vi mando un grossissimo bacio, come sempre mettete un bel mi piace se questo video vi è piaciuto, così ne arriveranno tanti altri, e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!